Buon pomeriggio. Per i programmi regionali della Sicilia va ora in onda Ettore Majorana, Un giorno di marzo, un programma ideato e diretto da Bruno Russo. Caro Carrelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per avere deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere e ad apprezzare nel tuo istituto, particolarmente Asciuti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo, almeno fino alle 11 di questa sera, e possibilmente anche dopo. Il fisico Ettore Majorana scomparve nel 1938 in circostanze mai chiarite. La sera del 25 marzo, dopo aver scritto due lettere d'addio a un collega e alla famiglia, si imbarcò sul postale Napoli-Palermo. Da Palermo, il 26 marzo spedì una nuova lettera in cui annullava la precedente decisione di scomparire e annunciava il suo ritorno a Napoli con la nave che sarebbe partita la sera del giorno dopo. È a questo punto che si perdono le sue tracce. Ettore Majorana insegnava a quel tempo all'Università di Napoli nell'istituto diretto dal professor Antonio Carrelli. Pochi mesi prima gli era stata assegnata la cattedra di fisica teorica per meriti eccezionali. Una procedura rarissima, ideata per consentire la nomina fuori concorso di Guglielmo Marconi. Majorana, come è noto, fu allievo e collaboratore di Enrico Fermi nel celebre istituto di Via Panisperna. Così Emilio Segre ricordava la nascita di quella scuola. Il grande inquisitore era Majorana. Io ero il cardinale prefetto alle biblioteche. Rasetti era il cardinale vicario, Fermi era il papa e Corbino era il padre eterno, che stava in alto, insomma. No, ma quello che successe è che Fermi fu chiamato a Roma professore di fisica teorica e subito dopo fu chiamato Rasetti come aiuto di Corbino. Corbino voleva
rivitalizzare la fisica in Italia in qualche modo. Si accorse subito, Fermi allora aveva 25 anni o qualche cosa così, si accorse subito che aveva una persona straordinaria e che sarebbe stato lo strumento adatto per far risorgere la fisica. E questi due signori, Fermi e poi dopo Rasetti, arrivarono a Roma, dove trovarono non molto. Un istituto dello spazio, la benevolenza di Corbino, qualche apparecchio, non granché. E si formò questo nucleo con Fermi capo in testa, Rasetti, io, Amaldi e Majorana, in ordine, diciamo, di tempo, come... Così, Emilio Segre. Per noi, la vicenda umana di Majorana comincia con questa testimonianza di un caro amico di quel tempo lontano. Era un volto, direi, singolare. Non è consueto incontrare volti simili. E i volti delle persone sono molto più dei nomi. I nomi sono numeri. Il volto di una persona è già una indicazione sufficiente per capire che cosa viva nel suo spirito. Questo mi ricordo che in Ettore Majorana era palese. In Ettore Majorana colpiva a priori, e così me lo ricordo, questa dimostrazione di una spiritualità che era il connubio di una eccezionale intelligenza con una grande sensitività. Questo è quello che io ricordo di Ettore. Nato a Catania il 5 agosto del 1906, Ettore Majorana compie i suoi studi a Roma presso il Convitto Massimo dei Gesuiti e il Liceo Tasso. A 17 anni si iscrive alla facoltà di ingegneria, ma più tardi, nell'intraprendere il suo quinto anno di corso, decide di passare agli studi di fisica. Siamo nel 1928. Ecco il ricordo di un autorevole testimone di quei giorni. Ma è un episodio che, se uno vuole vedere qualcosa di storto, può vederlo come una forma di rivalità tra Fermi e Majorana, ma io lo considero soltanto una prova del fatto di come Majorana, ancora giovanissimo, come fosse enormemente sicuro di sé su certe, sulla sua capacità di capire la matematica, per esempio. Quando Segre gli propose di andare da Fermi, lo presentò a Fermi perché stava cercando di persuadere Majorana a entrare in fisica. E in quei tempi Fermi aveva fatto dei calcoli, una teoria che si chiama la teoria statistica dell'atomo, e raccontò a Majorana in breve di cosa si trattava, e in questa teoria a un certo punto compariva un'equazione differenziale che Fermi aveva risolto numericamente, e Majorana chiese a Fermi di mostrargli i suoi risultati. Allora Fermi gli mostrò una tabella di questa funzione e Majorana si copiò i dati e non disse nulla. Poi hanno chiacchierato un po'. Il giorno dopo è ricomparso in istituto e ha detto: ah sì, ho rifatto il calcolo, è giusto. Insomma, aveva verificato i calcoli di Fermi. Fermi ci aveva messo molto più tempo di lui. Lui in poche ore, in quel pomeriggio, aveva integrato di nuovo questa equazione, il che richiedeva un certo lavorio, perché bisognava tra l'altro sapere con quali condizioni iniziali partire, perché se uno partiva con quelle sbagliate aveva ricominciato da capo. Quindi lui aveva trovato le condizioni iniziali giuste, aveva risolto l'equazione, aveva i dati numerici, le confrontate con quelli di Fermi e detto: sì, vanno bene. Ma la cosa buffa è che lui non trovava niente di strano di pigliare i calcoli del famoso Enrico Fermi e di dire: sì, il calcolo che hai fatto è giusto, insomma. Questo è molto tipico del suo atteggiamento. Caro Gastone,
Non t'ho scritto prima perché la fretta non mi piace, specialmente in certe cose. Devi sapere che mi sono dato al più scientifico dei passatempi. Non faccio niente e il tempo passa lo stesso. Veramente mi sto occupando di una quantità incredibile di cose, ma trattandosi di vili fatti del pensiero e non di fatti empirici, bisogna farci latare. Se non mi viene un accidente, verrò fra pochi giorni. Né devi credere che sia impossibile che mi venga un accidente nel fiore dell'età. Al contrario, abbilo per molto verosimile. Infatti, io sono stato fin dalla nascita un genio ostinatamente immaturo. Il tempo e la paglia non sono serviti a nulla e non serviranno mai. E la natura non vorrà essere così maligna da farmi morire immaturamente d'arteriosclerosi. Io e Ettore spesso andavamo, quando non c'era lezione o perché il professore mancava o per altre ragioni, andavamo a passare le ore libere al Palatino, andando un giorno in via dalla scuola ingegneria al Palatino, gli domandai a Ettore: che ne pensi di quelli che si ammazzano? E lui disse: ma per me o sono degli squilibrati oppure hanno delle ragioni, e queste ragioni la vedo solo in una malattia, che uno soffre molto per questa malattia, allora non resiste questa malattia. Per alcuni anni, dal 28 al 33, Majorana frequenta, anche se non molto assiduamente, l'istituto di via Panisperna. Sul valore delle sue ricerche nel campo della fisica teorica, questo è il parere di Giancarlo Vic. Certamente ha avuto delle idee molto geniali, per esempio sulla teoria delle forze nucleari. È ben noto che lui ha dato un contributo importante, indipendente da quello di Heisenberg, più o meno, anzi credo che lui ci avesse pensato ancora prima di Heisenberg, non voleva saperne di pubblicarlo, sebbene Fermi lo cercasse di convincerlo. E tanto che poi Fermi lo convinse ad andare a Lipsia, dove Heisenberg lo ricevette molto bene, pur trattandosi in un certo senso, Majorana era suo rivale su questa faccenda, ma Heisenberg era una persona molto generosa in queste cose, riconobbe completamente i meriti di Majorana su questa faccenda. Poi sulla teoria dei campi ha scritto dei lavori importanti, certamente ha pubblicato di meno di quello che avrebbe potuto, perché quella era la sua natura, insomma, ecco. Un'altra idea di Majorana importante è il cosiddetto neutrino di Majorana. Prima che lui avesse questa idea si era parlato di neutrini, ma il neutrino veniva trattato mediante l'equazione di Dirac, ma senza ricorrere a un certo cambiamento che Majorana ha introdotto. Majorana ha capito che non era necessario che ci fosse un neutrino e un altro neutrino, poteva esserci un tipo solo di neutrino, e quello si chiama il neutrino di Majorana. 1934. Da alcuni mesi Ettore Majorana non si presenta più all'istituto di via Panisperna. Enrico Fermi e i suoi collaboratori Rasetti, Amaldi, Segre ed Agostino compiono intanto alcuni esperimenti decisivi per gli sviluppi della fisica. È in quegli esperimenti che lo scrittore Leonardo Sciascia individua le radici della scomparsa di Majorana. Il fisico siciliano avrebbe intuito prima degli altri, prima di tutti, che le ricerche che venivano allora condotte in Italia e altrove avrebbero portato alla costruzione della bomba atomica. Spaventato per il suo futuro di scienziato, investito da terribili presentimenti, avrebbe deciso prima di isolarsi e poi di scomparire, rinchiudendosi probabilmente in un convento. Rifiuto della scienza portato fino alle estreme conseguenze. In realtà, nel periodo immediatamente successivo alla scomparsa, dalla chiesa del Gesù Nuovo a Napoli e dal piccolo convento di San Pasquale a Portici,
erano giunte notizie secondo cui un giovane, quantomeno somigliante a Majorana, avrebbe chiesto di fare un esperimento di vita religiosa, ma, di fronte alle difficoltà frapposte, si sarebbe allontanato per ignota destinazione. Majorana, anzitutto, era veramente in grado di prevedere con largo anticipo lo sbocco ultimo degli esperimenti del 34, di intuirne l'essenza? Quando il 22 ottobre abbiamo scoperto che le sostanze idrogenate avevano questa proprietà di aumentare di un fattore molto notevole la radioattività prodotta dai neutroni in un grande numero di elementi, ci rendemmo subito conto che si trattava di un fatto molto notevole e quindi certamente eravamo abbastanza emozionati, devo dire molto allegri, eravamo molto soddisfatti di questo risultato che era veramente inaspettato. A quell'epoca, a dire la verità, nessuno pensava che si potessero avere delle applicazioni militari e in più in generale delle applicazioni a carattere energetico. E effettivamente sarebbe stato insensato prevederlo, perlomeno sarebbe stato basato su un atto di fantasia, di pura fantasia. Non era stata ancora scoperta la fissione dell'uranio e senza la fissione dell'uranio, scoperta solamente alla fine del 1938 e apparsa nella stampa all'inizio del 1939, non era possibile avere una simile applicazione. Quindi, siccome nessuno di noi era veggente, è chiaro che non se ne poteva parlare. Le applicazioni di cui noi... Così, Edoardo Amaldi. Ma sentiamo ancora il giudizio espresso dallo stesso Amaldi e da Emilio Segré sugli esperimenti che erano già stati condotti in via Panisperna a partire dal marzo del 34. Bombardando l'uranio si produsse un grande numero di nuovi corpi radioattivi. Si trattava di un fenomeno veramente nuovo e straordinario e che ci diede molto da pensare. In realtà quello che noi avevamo fatto era di provocare la scissione dell'uranio, fenomeno che fu scoperto da Otto Hahn e Strassmann più tardi nel 1939. Noi però non capimmo che avevamo prodotto la scissione dell'uranio, ossia che eravamo riusciti a rompere il nucleo di uranio in due frammenti pressoché uguali. Come mai è passato tanto tempo tra la scoperta della radioattività artificiale provocata dai neutroni e la scoperta della scissione dell'uranio? È una domanda a cui veramente non c'è una risposta. Il fatto è che per parecchi anni, dal 34 al 38, sia Hahn e Meitner che i Curie-Joliot che noi a Roma avevamo bombardato l'uranio con i neutroni. Certo, il fenomeno della scissione era avvenuto. Perfino che questo fenomeno potesse avvenire, cioè era stato perfino suggerito in un lavoro della Ida Noddack, stampato e di cui noi a Roma e anche Hahn aveva avuto copie. E con tutto questo, quando è venuto al dunque, non siamo riusciti a vederla, questa scissione, fino a che Hahn poi non la scoprì. Uno delle volte si domanda che conseguenze storiche avrebbe potuto avere una scoperta della scissione spostata di un anno o due, ma sono speculazioni a cui non c'è risposta, per fortuna. Fermi aveva per Majorana un'ammirazione incondizionata, insomma gli ho sentito dire, altra gente gli ha sentito dire, ah, Majorana appartiene a quella rara categoria, insomma diciamo che tra i fisici ci sono i geni, ci sono le persone in gamba che fanno qualche bel lavoro, ci sono i cretini, eccetera. E Majorana appartiene alla prima, senza dubbio alla prima categoria. Gli ho anche sentito dire questa frase che per Fermi è abbastanza curioso, perché
dice, ah, ma Iorana è più intelligente di me, insomma, o qualcosa di simile, adesso la frase non sarà stata esattamente quella, ma insomma non c'era da parte di Fermi un senso di rivalità, diciamo, ammetteva senza discussione che Majorana era una persona assolutamente superiore. Se Majorana ha intuito ciò che stava per accadere, è stato questo, con certezza, che l'ha spinto verso la decisione di scomparire. Che Ettore Majorana abbia preso una tale decisione in un momento evidentemente di grande sconforto poteva anche essere conseguenza del fatto che lui aveva una specie di sano, spesso venato anche di umorismo, scetticismo verso quello che erano in generale gli uomini e quindi anche di se stesso. E in quel periodo piuttosto fortuito e non felice dell'esistenza del nostro paese, questo sconforto forse si è accentuato fino a deciderlo di avere una fine. Si è insistito molto sul fatto che Ettore avesse potuto scomparire per non correre il rischio di collaborare a costruzioni di bombe atomiche. Allora questo a me non sembra molto sensato, perché se lui avesse davvero temuto la costruzione di bombe avrebbe capito di poter essere più utile alla causa da vivo che da morto. Lui tra l'altro non avrebbe certamente mai collaborato, essendo un teorico puro, non avrebbe mai potuto, insomma, neanche collaborare a un'impresa di tipo pure tecnologico, ingegneristico, quale la costruzione di un oggetto concreto. Quindi questo, insomma, ha un aspetto affascinante, ma non credo che sia molto fondato su fatti concreti. Guai se vi affondaste come me a considerare questa cosa orribile, che fa veramente impazzire, questa, che se siete accanto a un altro e gli guardate gli occhi come io un giorno guardavo certi occhi, vi potete figurare d'essere come un mendico davanti a una porta in cui non potrà mai entrare. Chi vi entra non sarete mai voi, col vostro mondo dentro, come lo vedete e lo toccate, ma uno ignoto a voi, come quell'altro nel suo mondo impenetrabile vi vede e vi tocca. L'atteggiamento, la posizione di Majorana rispetto alla ricerca e in generale alle scoperte scientifiche era in qualche modo simile a quella di Enrico Fermi e del suo gruppo. È forse una questione di non poco rilievo. Ascoltiamo queste testimonianze. La scoperta più definitiva ebbe luogo una mattina in cui Amaldi e Segre stavano facendo degli esami, Fermi, Pontecorvo ed io stavamo facendo gli esperimenti e due dei nostri amici e colleghi, professori Rossi e Persico, che erano capitati a Roma in quei giorni, stavano con grande interesse seguendo i nostri lavori. Sotto la direzione di Fermi mettemmo tra la sorgente di neutroni e il cilindro di argento da irradiare un pezzo di paraffina e lì avvenne quello che ci parve un miracolo: la radioattività, invece di diventare più debole, come ci aspettavamo tutti a causa della paraffina interposta tra la sorgente e l'argento da irradiare, diventò molte volte più grande.
Immediatamente pensammo di mettere più paraffina ed osservammo un'attività ancora più forte. Poi provammo con dell'acqua e trovammo che l'acqua aveva lo stesso effetto della paraffina. Verso mezzogiorno, finiti gli esami, Segre e Amaldi vennero a vedere cosa stavamo facendo e rimasero meravigliati e entusiasmati dallo stranissimo effetto che avevamo scoperto. La sera stessa tutti gli amici vennero a casa nostra perché volevamo scrivere immediatamente i risultati delle nostre esperienze. Segre si mise a sedere a scrivere, gli altri stavano in piedi e discutevano animatamente. Fermi cercava di dettare, ma continuamente veniva interrotto da qualcuno di noi che voleva aggiungere o togliere qualche particolare. La cosa andò avanti per un paio d'ore e poi tutti si congedarono e noi restammo soli in casa. E allora avevamo una ragazza, una giovane cameriera che si occupava del nostro bambino. Andò da mia moglie e chiese come mai quella sera il professore e tutti i suoi amici fossero un po' ubriachi. Ma non erano affatto ubriachi, semplicemente eravamo eccitati per la scoperta che ci rendevamo conto di aver fatto. Incontrai Majorana per una ragione abbastanza particolare. Io ero stato un anno in Germania con una borsa di studio e avevo fatto amicizia abbastanza con un fisico tedesco che si chiama Heitler, più anziano di me, una persona già molto nota. E Heitler mi disse: io vorrei parlare con Majorana, però io non so una parola, non parlo italiano, Majorana mi dicono non mastica molto tedesco, vuole farci da interprete. E dico, ben volentieri. E dice, allora facciamo insieme il lunch. E siamo andati a fare il lunch insieme e lì si svolse una conversazione tra Heitler e Majorana, in cui Heitler diceva: ma lei cosa sta facendo? E Majorana, con quel tono un po' scanzonato, dice: beh, ho studiato la teoria dell'equazione di Klein-Gordon come un'equazione di campo, è un punto di vista che non so perché non sia stato spinto di più, insomma, eccetera. E raccontò i suoi risultati e Heitler disse: ma questo è molto interessante, e lei l'ha scritto. E Majorana disse: no, non vale la pena con quell'area così. E infatti non lo pubblicò questo. Poi gli stessi risultati vennero pubblicati da altri più tardi, senza sapere nemmeno che Majorana avesse fatto queste cose. E quella fu l'occasione in cui lo conobbi. Cara mamma, all'Istituto di Fisica mi hanno accolto molto cordialmente. L'Istituto, con molti altri affini, è posto in posizione ridente, un po' fuori di mano, fra il cimitero e il manicomio. Ho avuto una lunga conversazione con Heisenberg, che è una persona straordinariamente cortese e simpatica. Sono in ottimi rapporti con tutti, specie con l'americano Inglis, che avevo conosciuto a Roma, e ora mi tiene frequentemente compagnia e mi fa da guida. Il mio tedesco migliora a vista d'occhio. Il clima è piacevole, un po' più freddo che a Roma, ma senza vento. Nevica spesso dolcemente. Un'altra peculiarità è quella relativa a interessi in generale filosofici ed epistemologici di Majorana, che nei fisici italiani di quel tempo non erano diffusi, almeno a livello di professionale, e invece in qualche modo lo riallaccia a una tradizione europea di fisici come Bohr, Heisenberg e altri che lui fra l'altro aveva conosciuto. E traccia di questi interessi è un lavoro postumo pubblicato poi dall'amico Giovannino Gentile Junior, in cui lui addirittura bozza una sociologia quantistica in cui introduce l'indeterminazione peculiare della fisica quantistica nello studio degli eventi di carattere sociale. Il
punto di svolta, diciamo, della sensibilità di Ettore si ha nell'incontro con Heisenberg. Si vede che lì il problema che Heisenberg aveva nel fondo era questo problema filosofico dell'essenza della vita. E la comunanza ideale con Heisenberg nasce da lì. Erano due menti che guardavano all'essenza della vita, e all'essenza della vita significava anche guardare alla morte. Majorana aveva letto delle opere di Schopenhauer e forse anzi questo tipo di attenzione filosofica a problemi riguardanti la vita, le contraddizioni, la violenza insita in qualsiasi volontà di vita, probabilmente possono essere anche la chiave per capire la sua scomparsa. Il 22 maggio del 33, Majorana indirizza dalla Germania una lettera ad Emilio Segre. In essa mostra di condividere la politica del regime per ciò che concerne la questione dell'antisemitismo. È una lettera dai toni insolitamente ed oscuramente vibranti, scritta tra l'altro proprio ad Emilio Segre, ebreo. Ma solo due settimane dopo, scrivendo all'amico Giovannino Gentile Junior, Majorana esprime sullo stesso problema una posizione opposta. Ecco un passo di questa seconda lettera. La Germania, che non trova nella cultura e nella storia elementi sufficienti per fondare il sentimento unitario dei popoli di lingua tedesca, è costretta a ricorrere a quella sciocca ideologia della razza che a quanto pare non ha suscitato in Austria un'eco adeguata. Anche la lotta antiebraica, sebbene in parte giustificata dall'istinto, non lo è altrettanto dalle ragioni che si adducono per sostenerla, fra cui domina tristemente l'eterno tema della razza. Perché quella prima lettera a Segre, in cui Majorana afferma perfino che la questione ebraica non esisterebbe se gli ebrei conoscessero l'arte di tener chiusa la bocca? Forse Majorana ha voluto colpire, nel punto in quel momento più dolente, un collega in cui ormai indovinava un tragitto esistenziale del tutto opposto al suo. Tornando dalla Germania, lui era, ci sembrò un po' più, ecco, un po' più misantropo. Infatti non andava più all'istituto, un po' pochissimo. E anche a casa restava alzato la notte più che altro a studiare, il giorno si ritirava. Ma noi rispettavamo molto questo suo modo di essere. Forse in Germania Ettore si rese conto che vivere lontano da tutti i condizionamenti che la vita italiana gli imponeva, per lui era salutare. Soprattutto Ettore credo che risentisse molto degli obblighi di dover giocare il ruolo di bravo membro di un gruppo di ricerca, soprattutto di bravo figlio in una famiglia del sud Italia, dove magari uno dei genitori aveva un carattere un po' diciamo dominante. E io credo che da allora lui entrò in crisi chiedendosi se aveva il diritto, per il proprio tornaconto, per la propria stabilità morale, emotiva e per il proprio equilibrio, di dare un dolore per esempio ai colleghi, ai familiari, allontanandosi. Cara mamma, le tue preoccupazioni riguardo al mio proposito di recarmi direttamente a Roma mi sembrano esagerate. La mia salute presenta già segni di deciso miglioramento e non ho più disturbi seri finché non mi allontano dalla prescrizione del medico. Per guarire occorrerà soltanto un po' di pazienza e un po' di tempo, forse non più di un paio di settimane. Non comprendo perché dici di volere venire a Roma anche per pochi giorni. Mi daresti un dispiacere inutile se intraprendessi un viaggio così lungo e faticoso senza alcuno scopo e alcuna giustificazione. Ma io non intendo cambiare il mio programma per il timore che tu mandi ad effetto una minaccia così irragionevole.
Ettore come teatro di prosa adorava Pirandello e a tutte le prime teatrali nel periodo che abbiamo vissuto insieme, quando c'era un lavoro di Pirandello, andavamo sempre. Di certe opere di Pirandello, lui con la sua solita concisione per frasi accennava proprio, mostrando che le aveva più o meno lette, direi, o seguite tutte, ma ne aveva fatto una selezione. E di una di queste, mi ricordo, era Sei personaggi in cerca di autore. Il dramma, signore, per me è tutto qui, nella coscienza che ho, vede, che ciascuno di noi si crede uno. Ma non è vero, signore. È tanti, tanti, secondo tutte le possibilità di essere che sono in noi, uno con questo e uno con quello, e diversissimi. E con l'illusione intanto di essere sempre uno per tutti, è sempre quest'uno che ci crediamo in ogni nostro atto. E non è vero, signore, non è vero. E ce ne accorgiamo bene, purtroppo, quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all'improvviso come agganciati e sospesi. Ci accorgiamo, voglio dire, di non essere tutti in quell'atto e che dunque un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati e sospesi alla gogna per un'intera esistenza, come se questa fosse assommata tutta in quell'atto. Era probabilmente una delle facce del suo spirito, anche questo senso di solitudine. Questo amare star solo, questo essere distaccato da se stesso e da tutti, che non escludeva, ripeto, i sentimenti di affetto, di amicizia e di affabilità verso chiunque, che lui ha sempre dimostrato. Dal 34 al 37 Majorana non pubblica quasi più nulla. È un periodo segnato anche dalla morte del padre. Alla fine del 37 viene chiamato alla cattedra di fisica teorica a Napoli, che terrà solo per pochi mesi. Comincia qui l'ultima fase della sua storia. Lui andò a Napoli molto volentieri, era contento di questa nomina, anche se prima aveva rifiutato tante cose, ma quella volta accettò, e anche volentieri, insisto su questo punto. I motivi più noti sono che lui si prese il passaporto, ritirò 3 mesi e mezzo di stipendio universitario e probabilmente, organizzando la cosa già da tempo, un mese prima chiese al fratello che gli fosse mandata tutta la sua parte del conto in banca. E poi questo suo scrivere affrettato e ansioso delle ultime lezioni cede invece il passo a una scrittura lineare, tranquilla, quando scrive le lettere di addio, come se ormai Ettore Majorana avesse preso una decisione che gli dava tranquillità, non che lo spingeva a suicidarsi dopo poche ore. In queste lettere alla famiglia, al direttore dell'istituto, lui sembra quasi che organizzi una trama per dare idea ai colleghi, alla polizia, di volersi davvero suicidare, lasciando invece una speranza alle persone che dedicavano più attenzione psicologica ai suoi scritti, come alla famiglia, e quindi lasciare una speranza, per esempio, alla madre, insomma, per alleviare il dolore di questa sua scomparsa. Non solo, ma poi i documenti, fra tante testimonianze di poco valore, ci sono alcuni documenti seri, i quali, tutti e 3 o 4 che sono, indicano una direzione, cioè l'Argentina. E già si può ricordare che anche nella Fu Mattia Pascal il personaggio, quando dice è facile scomparire lasciando la giacca sul parapetto di un ponte e poi invece andarsene, e subito dopo dice dove andarsene, in Argentina, perché era il luogo dei sogni degli italiani che emigravano ed era il posto più facile dove ci si poteva rifugiare allora, e sembra proprio di essere...
domani libro o vento. Il libro che leggo, il vento che bevo. Buenos Aires, un marzo di molti anni dopo. In cerca di una conferma, di una testimonianza, quantomeno di un ricordo. Poi, sempre più, in cerca di un'ombra. La presenza di Ettore Majorana non è provata da nessun documento. Anche i ricordi di chi lo avrebbe conosciuto o avrebbe sentito parlare di lui si confondono, diventano vaghi o sfumano del tutto. Forse ci siamo allontanati dalla verità. Sono quelle cose di osmosi, quasi impalpabili. Non riesco proprio a convincermi che tutto il capitolo Italia sia esaurito e che specie si sia detto tutto sugli ultimi mesi, diciamo, di vita pubblica di Majorana. Non sappiamo se è morto poi o se ha continuato a vivere da qualche altra parte. Comunque della diciamo, vita nota di Majorana prima della sparizione. In realtà Ettore Majorana aveva pochissimi alunni e eravamo in sei, di cui cinque eravamo già alunni interni da 3 anni. Nell'istituto di fisica di Via Tari a Napoli, per cui noi avevamo possibilità di incontrare Majorana anche fuori dell'aula vera e propria di lezione. E le lezioni le teneva in una piccola auletta e questo era in un certo senso anche meglio per lui, perché purtroppo gli uditori erano molto scarsi, non perché non andassero alle sue lezioni, ma perché in quei tempi fare fisica era una cosa piuttosto, diciamo, non comune. Ettore Majorana entrava da una porta laterale che dava su un corridoio lungo e buio. Silenzioso e serio si portava dietro la cattedra e cominciava a parlare. Riempiva talvolta la lavagna di calcoli. E la sua mano era così fluida che quei calcoli sembravano scritti con una rapidità a cui noi non potevamo tenere dietro in nessun modo e non riuscivamo a seguirlo. Però Majorana si rendeva conto di questo disagio, allora si voltava verso di noi, ci guardava con interesse, con comprensione, quasi a volerci incitare a seguirlo. Poi seguitò le sue lezioni fino a che arrivò una mattina, quel giorno in cui non si presentò. E noi, insomma, come tutti gli studenti, pensavamo che era una giornata di sole, una vacanza, e non ci si fece caso quella mattina. Poi non veniva più. Il professor Carrelli da principio era un po' abbottonato, poi ci convocò, ci chiese gli appunti, che cosa avevamo sentito, diciamo, e insomma da queste piccole indagini si capì che la cosa era più grave di quello che pensavamo noi. Io venni a sapere che in un certo senso ero l'elemento che interessava di più la polizia, perché, e ripeto, questo lo venni a sapere, non so, diversi giorni dopo, perché Majorana in una sua lettera mi mandava i saluti, cosa che mi lasciò estremamente sorpreso e direi piacevolmente sorpreso, perché in effetti ero l'unico studente che andava da lui a chiedergli dei chiarimenti, con la speranza anche che si potesse intrecciare un dialogo tra maestro e allievo
e che mi potesse dare dei consigli. Il Majorana invece era felicissimo di vedermi, mi dava spiegazioni per le lezioni e una volta date le spiegazioni però si ritirava dentro se stesso. Egli dava molto di sé, con semplicità, qualche volta con umiltà, come quando faceva lezione a noi. Però rifiutava la comunicazione con tutti. Io ne ebbi l'impressione come di un uomo molto solo. Lui aveva prima detto che sarebbe venuto a Roma un certo sabato, poi invece scrive non verrò questo sabato, verrò probabilmente quello successivo. Manderò un telegramma perché non mi aspettiate stasera. Ed è questa una delle ultime lettere. Infatti quella sera non venne. Nella settimana successiva ci arrivò come un fulmine la notizia che lui non era a Napoli. E i fratelli allora partirono immediatamente per Napoli, i fratelli Salvatore e Luciano. E a Napoli, all'albergo, trovarono la sua lettera d'addio. Poi parlarono con Carrelli, che aveva infatti ricevuto anche lui una lettera, diciamo così, ultima, e poi da Palermo un telegramma e un'altra lettera che smentiva la prima e annunciava un suo ritorno a Napoli per dare spiegazioni. Questa è la sua ultima lettera. Caro Carrelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana, perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli. Cosa succede dopo? Lui riprende il vapore a Palermo. Piroscafo per tornare a Napoli. Il piroscafo che viaggia di notte. Quindi si mette nelle stesse condizioni in cui si era messo volontariamente la prima volta. A questo punto cala il sipario. Si entra nel silenzio, nel suo silenzio. Non so cos'altro possa voler dire questo. Io purtroppo ricordo qualcosa di particolare che credo riguardi me sola. L'ultimo giorno che Majorana venne in istituto, e non so dire se quello fu un giorno di lezione, però posso garantire che quello fu l'ultimo giorno in cui venne in istituto. E io stavo nell'auletta e mi sentii chiamare per nome, ecco perché ho detto prima, Majorana conosceva bene i nostri nomi. Signorina senatore. E lo vidi sulla porta. Io mi aspettavo che lui entrasse. Invece lui non entrò e si allontanò nel corridoio. E allora io capii che mi voleva là. E allora andai nel corridoio e dissi, professore, sono qua, che vuole? Allora lui aveva una cartella in mano, di appunti, di carte, e me la passò. Mi disse, tenga queste carte, questi appunti, poi ne riparleremo. E dissi, professore, ma... Lui mi lasciò così, con la parola in bocca, e disse, ci vedremo, poi ne parleremo. E se ne andò. Io avevo avuto una consegna dal professore Majorana, avevo avuto delle carte, degli appunti, delle cose, le vidi, le sfogliai. Non sfogliai, le vidi solo, perché non era una cartella sigillata,
Ma io mi accorse che alcune erano cose complete, altre erano invece appunti con cancellature, cose che io non capivo, non mi resi conto di quello che poteva essere. E trattandosi di documentazione che apparteneva a una persona scomparsa, pensai bene che la miglior cosa era quella di lasciarla così e di chiedere consiglio. Quindi, siccome io lavoravo col professor Cinnamo, allora riportai queste carte in istituto. Allora mio marito disse: signorina, mi dia questa cartella, io ci penserò, vedremo cosa se ne dovrà fare, perché se le cose stanno così, noi dobbiamo vedere se compare, se ricompare, se è morto veramente Maiorano, quello che accade, quello che è accaduto. Si prese questa cartella. Allora io non avevo intimità con mio marito. Poi ci fidanzammo e allora io dissi: Franco, mi sai dire che cosa ne hai fatto di quegli appunti, di quella cartella, di quelle carte? Io l'ho data al professor Carrelli, perché il direttore è il consegnatario di tutti gli effetti di Maiorana. Io non ne ho saputo più niente, neppure mio marito. Può darsi anche che in quel momento, vedendomi, non lo so, volle chiedermi qualcosa, pensava che io gli dicessi qualcosa, io non dissi niente. Non so se feci bene o male. In quel momento non capì com'era la situazione. Secondo me, in quel momento doveva essere veramente disperato, se poi non è comparso più. Forse da noi voleva una mano, forse voleva che io mettessi qualche discorso, intavolassi, ma non me ne ha dato il tempo, come sempre. Io prima ho detto che lui era disponibile a dare, con semplicità, con umiltà, ma non a ricevere. Immediatamente lui si tirava indietro e si chiudeva in se stesso. E siccome noi lo avevamo visto così per 3 mesi, io non ebbi il coraggio di dire niente. Sentii solo molto strano che egli desse a me quelle carte, così, da un momento all'altro. Però sono certa che non è tornata, perché ero la ragazza che ero, piena di vita e forse anche intelligente, come dicevano, non lo so. Se Maiorana fosse tornato, non dico per la lezione, ma anche solo per un momento in istituto, io gli sarei corso dietro, avrei detto: professore, io ho quelle cose sue, quelle carte sue, quegli appunti, che ne devo fare? Questo, di questa occasione io non l'ebbi e non ho mai saputo perché abbia dato a me quelle carte. Il mio incontro con Maiorana è stato brevissimo. È avvenuto al momento in cui io tornavo dal Brasile in vacanze universitarie nel gennaio del 1938. Il bastimento era il punto d'approdo finale, era in Trieste, ma io avevo deciso di fermarmi in Napoli, dove c'era un intervallo di mezzo, un arresto di mezza giornata, per poter vedere il professor Carrelli all'Istituto di Fisica. E infatti mi sono precipitato appena ho potuto per poterlo incontrare. Sono arrivato in ritardo, verso le 1, e ho incontrato il professor Carrelli in punto di uscire. E abbiamo avuto una conversazione leggera, e poi è arrivato un giovane con gli occhi neri, i capelli neri, che pensavo fosse uno studente, quasi un mio coetaneo. Ed allora a questo momento mi ha presentato dicendomi che era Maiorana. Ho avuto uno scoppio d'entusiasmo e qui ripeto esattamente la conversazione, che ricordo molto bene per delle ragioni che spiegherò. È strano che, desiderando da vari anni di incontrarti e vivendo in Firenze, la cosa sia rimasta solamente possibile
passando attraverso San Paolo e tornando indietro. Risposta: hai fatto appena in tempo ad arrivare, perché se avessi tardate di qualche settimana non mi avresti più incontrato. Questa risposta ti rende ancora più interessante, quanto che anche io mi trovo dall'età di 18 anni a ripetere la stessa strada, la stessa frase. Caro Occhialini, ci sono delle persone che ne parlano e ci sono delle persone che lo fanno. Perciò ripeto che non mi avresti più trovato se fossi arrivato in ritardo. Punto finale. Carrelli era là presente a distanza di qualche metro, ma era affaccendato. Non mi ricordo in qualche cosa. Io cercavo molto imbarazzato il suo occhio per sapere se riconosceva qualche cosa di familiare. Nell'imbarazzo abbiamo infilato le scale e nell'imbarazzo che avevo ho proposto con qualche esitazione che forse avremmo potuto mangiare insieme, ma mi sembrava impossibile di lasciare la conversazione con Majorana a questo punto. Ci siamo separati sulla porta perché loro o dovevano avere un seminario o avevano delle lezioni. Nel primo pomeriggio io sono rientrato sul bastimento e poi la notte dopo ho viaggiato per arrivare in Trieste. Beh, io considero che nel tono e soprattutto nella risposta alla seconda mia frase, che questo considerava una dichiarazione chiara, come una dichiarazione di Bridge, ed è accentuata dal fatto di quell'insistenza: ne parlano, lo fanno. Ma mi ricordo di tutto di questo periodo come fatalmente ci si ricorda di certi momenti della nostra vita, quando una persona incontra una ragazza per la prima volta nella sua vita, si innamora della ragazza, allora durante la notte rivive tutti quanti i momenti che ha passato vicino a lei, e con questo, invece di scrivere sulla carta con un lapis, scrive praticamente in indelebile, perché questa scena viene ripetuta e ripetuta. E infatti si è ripetuta tutta la notte in un dubbio che io avevo di quello che avrei potuto fare o di quello che non avrei potuto fare. Mi è sembrato assolutamente impossibile di segnalare a chiunque quello che era stato detto. L'unica possibilità che c'era di una situazione discreta, aspettando di incontrare Majorana al mio ritorno. Quando sono tornato per prendere un bastimento successivo, era pubblico che Majorana era scomparso e non si era fatto più vivo, non se ne sapeva assolutamente niente. E ho pensato che era la morte di Martin Eden, che è stata la prima associazione che ha avuto, si chiama La Morte per Acqua. E mi è rimasto un vuoto sempre da allora, ed è un certo senso di, non di rimorso, perché, ma ho sentito che in quell'occasione mi aveva trattato come un amico,
ma che io non avevo trovato, non ero stato capace di trovare la soluzione. Mentre avevo realizzato che c'era forse una situazione urgente. È per questo che quando mi parlano della possibilità di una fuga politica, di un ritiro religioso in qualche posto, questo lo potrei credere senza il contenuto schematico della seconda frase. Qualcheduno ne parla, che era già uno schiaffo morale verso di me, che avevo come un pagliaccio fatto delle dichiarazioni di questo tipo, e qualcheduno agisce, ecco, e qualcheduno lo fa, non era agisce, qualcheduno lo fa. E quel neutro, me e lo, che davano un certo senso assolutamente definito all'argomento. Ma se c'è stata una morte annunciata di tutti quelli che ho letto, di tutti quelli che di cui ho sentito parlare, che ho sentito, è stata questa dichiarazione di... La ragione per cui l'ha fatto non lo so. Dopotutto abbiamo tutti incontrato delle persone in treno che ci conoscevano, non ci conoscevano affatto, e ci hanno raccontato delle cose intime della loro vita. Certo che il linguaggio tra me e lui è stato cifrato, perché parlavamo come due specialisti, due giovani di 30 anni, bene, di qualche cosa che avevano conosciuto. Lì c'erano i ricordi della mia adolescenza, della mia prima giovinezza, e perciò riconoscevo completamente la situazione. Questa testimonianza è sconnessa, è peggio che insufficiente, ma rievocando quel momento, dopo tanti anni che sono passato, ho risentito ancora la miseria di quel momento. Io sentivo che quello che rappresentava Majorana per l'Italia, sentivo che qualche cosa forse poteva essere fatto per conservare la sua presenza, per tutto il futuro che sentivo che c'era nella persona. E il senso di miseria dipendeva dal fatto che mi sono trovato logicamente nell'impossibilità di intervenire in nessun modo.
Per i programmi regionali della Sicilia avete visto Ettore Majorana, un giorno di marzo, un programma ideato e diretto da Bruno Russo.